Ancora una sconfitta per l'Arezzo Calcio femminile che perde 0-2 tra le muramiche del Comunale contro l'Hellas Verona. Al 44esimo il primo gol delle ospiti dalla distanza a Sardu porta avanti le Venete, mentre il raddoppio arriva al 93esimo con un inserimento in area di Semanova. Ultimamente è così, quindi diciamo sempre le stesse cose, quindi credo che non serva continuare dicendo che va tutto bene, che è tutto a posto, perché quando si subiscono costantemente questi gol, tiro dal limite dell'area, passa a mezzo sette gambe, gol, cioè diventa difficile anche analizzarli, quindi non mi ci voglio nemmeno soffermare, perché sennò si continua a trovare scuse e credo che non sia più il momento di trovare scuse, ma di pensare che è arrivato il momento invece di fare risultati, perché questo qui non è un bel trend. La partita comunque sia, penso che sotto l'aspetto del gioco oggi si è vista una partita comunque sia importante, però dobbiamo sicuramente fare qualcosa in più sotto porta, dobbiamo cercare di sbagliare meno, comunque sia di evitare anche quelle situazioni mezze e mezze, perché a oggi anche la situazione mezza e mezza ci penalizza in maniera importante. Quarta sconfitta consecutiva per le Amaranto di Mister Testini, l'Arezzo Calcio femminile scende al quart'ultimo posto in classifica nel campionato di Serie B, appena fuori dalla zona retrocessione. Noi lavoriamo duro tutta la settimana per cercare di sbloccare questo momento e diciamo per poter fare risultati, portare a casa 3 punti che sono fondamentali per noi per questa nostra stagione. I scontri diretti con diciamo le squadre più al nostro pari li dobbiamo vincere assolutamente e ci proveremo.